300.000 metri quadrati di strutture logistiche di ultima generazione, capaci di movimentare merci da e per decine di destinazioni internazionali. È stato inaugurato il nuovo terminal della Intermodal Trasporti ad Agognate, l'ultima solo in ordine temporale sfida industriale del socio Alis, che con questo investimento consolida la propria attività anche nel novarese. Questo percorso era cominciato nel 2016 perché avevamo esigenza di rispondere alle richieste della nostra clientela, che aveva bisogno di una modalità di distributiva molto più flessibile e che permettesse di creare degli stock avanzati su spazi logistici importanti. Questo investimento ci ha permesso però di creare delle condizioni di mercato che soddisfano appieno questi requisiti, e quindi quello che noi ci aspettiamo è che attorno a questo progetto i clienti ci coinvolgono in catene logistiche ancora più importanti. L'impianto, reso possibile grazie alla sinergia con il gruppo FS Italiani attraverso RFI e Mercitalia Logistics, esprime tutte queste potenzialità. Incrocia due dei 9 corridoi europei TEN-T e, forte di un posizionamento strategico anche come possibile retroporto, è stato ritenuto sostenibile anche a livello europeo. Nella realizzazione dell'ultima parte siamo riusciti a accedere anche al bando CEF 2021 denominato CEMPT, che ha cofinanziato la realizzazione della seconda parte del terminal. Questo per noi è stato anche un vanto, in quanto significa che le caratteristiche di questo terminal, di quest'area logistica, rispondono a quelli che erano i requisiti europei richiesti per l'accesso a questo bando, e sicuramente è una conferma che il nostro investimento è un investimento lungimirante. Laddove ci sono realtà come in cui il privato investe, tutto questo è molto importante per questo, per il nostro piano industriale, perché anche noi ricerchiamo partner privati che ci aiutano proprio a raggiungere questi obiettivi, ma soprattutto a creare sempre più valore nella nostra catena della logistica, quindi dei servizi al servizio della logistica. C'è stato quello scatto culturale per cui oggi non si parla più soltanto di trasporti, ma effettivamente di trasporto intermodale? Sì, in realtà possiamo dire che insomma questo passaggio è stato compiuto, ed è stato compiuto grazie all'opera di tanti imprenditori, operatori che hanno avuto, diciamo, la possibilità di indirizzare le loro imprese a scenari nuovi e sperimentare soluzioni logistiche sempre performanti e innovative. Ma anche perché c'è stata appunto l'attività di tanti enti come le associazioni che hanno fatto un sostrato culturale che ha consentito poi di fare questo passaggio e di pensare al trasporto non più come una cosa singola, ma come una connessione di modalità.